Alla rete di Immobile risponde Schiattarella nel secondo tempo. Fra Lazio e Benevento, la sfida dei due Inzaghi finisce 1-1. Un pareggio molto amaro per la Lazio, che non riesce a trovare 3 punti che sarebbero serviti in ottica alta classifica. Benevento invece prosegue la sua striscia, il suo cammino salvezza. Una squadra molto solida, quella di Inzaghi, che è riuscito a fare oggi una partita di sofferenza, ma allo stesso tempo di quantità e in secondo di qualità. Il gol di Schiattarella ne è l'esempio, certo, poi l'espulsione del capitano delle streghe forse era quello che non serviva forse per mantenere il risultato, anche se poi il punto è arrivato. Lazio, che comunque è stata la squadra ovviamente più pericolosa, soprattutto nel primo tempo, quando riesce a trovare il palo esterno con Luis Alberto, e poi il gol, la fantastica girata in anticipo su assist di Milinkovic e di Ciro Immobile. Ma in ogni caso una Lazio molto partecipe, che lì davanti nel primo tempo ha fatto un assalto continuo, poi nel secondo tempo forse le energie sono diminuite. Sono diminuite anche le azioni da gol. Il Benevento è salito in poche occasioni, ha sfruttato i calci piazzati e gli inserimenti, soprattutto di Lapadula, che più volte è andato in conclusione. Qui è da fare un plauso a Reina, che nonostante l'età, al classe 82, ve lo ricordo, oggi ha fatto una super prestazione con tanti interventi degni di nota. Detto ciò, io credo veramente ci sia poco da dire, anche se è un po' spartita veramente molto corto, perché tra Lazio e Benevento oggi mancavano le energie per poter fare il gioco che imponevano i due Inzaghi, da una parte Simone, da una parte Pippo Inzaghi, che per le loro due squadre devono avere il pieno delle energie dei propri giocatori. Se devo dire una cosa che mi è piaciuta molto è sicuramente l'ingresso in campo di Scalante dal primo minuto, che oggi ha fatto una partita importante dal punto di vista quantitativo, ha recuperato molti palloni, molte volte con il fallo, secondo me deve un attimo ancora ambientarsi con il calcio italiano, però può essere una riserva importante, considerando che è stato preso a parametro zero dall'Eibar. È una pedina da tenere sott'occhio il classe 93 argentino. Per quanto riguarda invece il Benevento, ancora una volta è da sottolineare il grande lavoro che fa Schiattarella, un lavoro di filtraggio, un lavoro di inserimento, un centrocampista, tuttocampista importantissimo per il gioco di Inzaghi, oggi l'ha fatto vedere. E poi soprattutto la difesa del Benevento, che magari non è la più veloce di questo campionato, ma Barba, Glick, oggi c'era Tuia, e sono stati tre giocatori che oggi hanno fatto un grande lavoro, anche perché se devi marcare gente come Correa, che comunque si è reso molto pericoloso, Immobile, Caicedo e Lazzari sulla destra, che è un treno, è sempre difficile riuscire ad arginare questi giocatori. E poi in secondo piano anche tutto il resto della squadra, che oggi ha fatto veramente tanto, tanto lavoro di sacrificio. Detto ciò, io credo che posso lasciare la parola a voi, quindi mi raccomando, commentate qui sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete il post partita se vi è piaciuto. Bella!